Continuano a ritmo serrato le trattative nel centro-sinistra per arrivare all'individuazione del candidato sindaco di coalizione. Intanto c'è una presa di distanza dei 5 Stelle che puntualizzano il loro no a veti preventivi. Non è nient'altro che una replica a un comunicato stampa venuto fuori da Azione, dal partito di Calenda e da Nexus, che a quanto pare viaggiano insieme questi tre soggetti, che probabilmente non rappresentano l'elettorato italiano, figuriamoci se quello isernino. Quindi che loro pongano veti all'interno di una coalizione il cui asse fondante è formato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle mi sembra una assoluta presa di posizione nulla, senza senso. Una trattativa lunga e complicata che segue un ritmo politico ben preciso. Ogni forza del tavolo fa il nome del suo candidato sindaco e poi chi prende più voti sarà il candidato sindaco dell'intera coalizione. A parole sembra facile, ma si tratta di un percorso ad ostacoli. I colloqui sono lunghi anche perché la coalizione potrebbe rappresentare molti soggetti, molti movimenti, molte espressioni civiche, pertanto sarà frutto di una lunga discussione e alla fine saremo in grado di fare sintesi e di trovare le persone giuste. Le indiscrezioni su Castradara sono vere oppure sono solo indiscrezioni? Dicono che già avete raggiunto l'unanimità sul suo nome. Vero o falso? No, assolutamente. L'ho detto che stiamo facendo delle chiacchiere costruttive e quindi ancora non siamo lontani dal pronunciare il nome del candidato sindaco. Ogni forza politica ha fatto il suo nome, noi anche abbiamo fatto la nostra, per cui ci confronteremo serenamente e cercheremo di trovare non chi rappresenta la forza più importante, ma cercheremo di portare una persona che abbia a cuore gli interessi di tutti e che possa essere rappresentativo dell'intera coalizione. Sappiamo che gli equilibri in questo momento sono difficili, perché quando si costruisce qualcosa c'è sempre qualcosa di difficile da risolvere, e probabilmente con queste voci cercano di mettere il bastone tra le ruote, ma non ci riusciranno perché il tavolo mi sembra fondato da persone mature e che hanno a cuore l'interesse di Isernia e non le chiacchiere.